Ma non ho visto che siamo tutte e due gialli! Siamo coordinati! È vero! Anche, no, ti cambia la testa! Ma tu sei altissimo! È il problema! Così sembro bassa! Cioè lo sei, no? No! Hello everyone! Ciao a tutti! Ragazzi, oggi sono qui con un ospite speciale che è Luis Poliglot, o Luis Poliglotta. Poliglotta perché parla un sacco di lingue, tra cui l'italiano, ma io non voglio spoilerare niente perché ci dirà tutto lui. Grazie di essere qui. Volevo anche ringraziarti perché ci conosciamo da non tanto tempo, ma è una persona carinissima. Anche tu sei stato carinissimo, mi ha detto, vabbè, ti aiuto a riordinare la cucina. lo abbiamo fatto insieme. Allora, dai. Prima domanda facile, ma tu di dove sei? Io sono di qua, delle Isole Canarie, e specificamente di Gran Canaria. Quante lingue parli? Attualmente posso parlare più o meno 7 lingue, me ne accavo, possiamo dire. Quali sono? Lo spagnolo, lo parlo un po', l'italiano, l'inglese, il francese, rumeno, che è un po' strano sinceramente, e portoghese e tedesco. Ammazza, praticamente stai coprendo tutte le romanze. Sì, cioè manca il catalan, ma rimane molto molto semplice per me. Parlando di italiano, quando hai iniziato a imparare l'italiano? L'italiano, una bella lingua, l'ho cominciato 3 anni fa, può essere, prima di andare in Italia, perché ho vissuto sì, 4 mesi e mezzo a Parma. Mi hai spoilerato la prossima domanda, però non fa niente. Scusa. 3 anni fa? 2 anni e mezzo fa, perché ho conosciuto una ragazza che, cioè, era un'amica mia e non sapevo nulla di italiano, quindi mi sono detto perché non cominciare a impararlo, e dopo 2 mesi sapevo un po'. Dopo sono andato in Italia, ho imparato un po' e ho fatto l'Erasmus a Parma. Ragazzi, vi rubo un minuto di tempo per parlarvi dello sponsor di oggi, iTalki, che è uno sponsor perfetto per il video di oggi. Infatti è una piattaforma su cui puoi imparare tantissime lingue ed è attiva in tutto il mondo. Quindi anche se non sei in Italia, basta andare sul sito o scaricarsi l'applicazione, accedere, scegli la lingua che vuoi imparare, ce ne sono davvero tantissime. Scegli la fascia di prezzo più adatta a te, scegli la fascia oraria più adatta a te e ci sono insegnanti madrelingua e non sempre disponibili 24 su 24, 365 giorni l'anno. Tra l'altro io ero un insegnante su questa piattaforma, insegnavo sia inglese come insegnante italiana non madrelingua, molto brava, che italiano come insegnante madrelingua proprio. E tuttora lo utilizzo per studiare spagnolo, inglese e giapponese. E lo consiglio davvero a chiunque stia cercando di apprendere una nuova lingua. Le lezioni sono divertenti, informali ed è adatto davvero a tutti i tipi di livelli, dai principianti, intermediate, advanced, e ci sono anche i focus a seconda del campo di interesse. Per esempio ti serve inglese per il business oppure ti serve la pronuncia. Io per esempio ho insegnanti su Italki di pronuncia proprio specifici e anche di lessico. Facendo click con il link che vi metto in info box potete iscrivervi con il mio codice sconto di questo mese, con cui otterrete 5 euro di sconto sulla vostra prima lezione di almeno 10 euro, quindi una lezione vi viene 5 euro. Io vi consiglio di provarlo perché non c'è niente da perdere, perché non dovete fare un abbonamento mensile, annuale, no, puoi benissimo prendere la lezione singola. Se poi ti va, puoi prendere anche un pacchetto di lezioni dove ovviamente c'è lo sconto. Se invece vuoi provare un altro insegnante, prova un altro insegnante. Io l'ho già consigliato a tantissimi amici e tanti follower che mi hanno scritto in privato e devo dire che tutti si sono trovati bene, perché poi alla fine scegli l'insegnante che è adatto al tuo obiettivo e con cui ti trovi anche bene a fare lezione. È davvero per tutte le tasche ed è super comodo perché puoi fare lezione così dal cellulare o dal computer, quando vuoi, dove vuoi. Vi ricordo, il link è qui in info box. Rispetto alle altre lingue che parli, è stato difficile o facile imparare l'italiano? Direi che è più semplice, perché innanzitutto è una lingua che mi piace, la pronuncia, quindi ci metto un po' di tempo, ma come si dice in spagnolo, parlo con gusto no duele, che vuol dire praticamente quando una cosa è difficile ma ti piace, non ne smetti di farla. Quindi l'italiano direi che accanto al portoghese forse è la più semplice, sì. Anche la pronuncia, tutto, devi fare un po' di attenzione, ma... Più facile l'italiano o il portoghese? Se stiamo parlando del portoghese del Brasile, direi il portoghese. Poi quello di Europa è un po' più difficile. Io ho visto il tuo video, quello di Instagram, dove dicevi l'italiano è facile. Sì, cioè essendo spagnolo è vero, poi per un cinese forse un po' più difficile. Ma ovvio! Immagino. Però
Però comunque immagino che nell'italiano ci siano state delle cose difficili da imparare. Qual è stato l'ostacolo più grande quando stavi imparando l'italiano? Forse il fatto di parlare veloce, di improvvisare, perché io pensavo potessi parlare l'italiano così con te e fare una conversazione normale, ma col tempo mi sono reso conto che ci metto un po' di tempo per alcune espressioni, per esempio al volo o che ne so, ci sono tante espressioni in italiano che ci mette tantissimo tempo per essere abituato e conoscere tutte. Ovviamente puoi parlare così, le cose che sono più fondamentali, ma parlare come un vero nativo ci mette un po' di tempo, ragazzi. Me l'hanno detto in tanti miei studenti, mi hanno detto, sai, io ogni tanto mi sento un po' scoraggiato perché sento che l'italiano, quello da scuola, lo so parlare bene, però poi come ti muovi? Ci sono delle espressioni completamente diverse, molto più diverse rispetto a tanti altri, cioè in inglese, è vero che dove vai ci sono delle espressioni. Ma rimane sempre molto tutto collegato. Sì. Invece in italiano, cioè io se uno mi parla in napoletano capisco meglio lo spagnolo, quindi... Infatti, sì, l'ho sentito qualche volta, non capisco niente, quindi è difficile. E poi vai a Roma, ci sono espressioni rumane e... molto belle comunque. Colorite, bellissime. Vai a Milano e c'è una differenza pazzesca, quindi è difficile. Nelle Isole Canarie avete comunque un accento molto diverso rispetto alla penisola. Esotico, diciamo. Somos canarios y no decimos muyallo, decimos muyallo. Somos canarios y no decimos hola, ¿qué tal? Decimos chayo, ¿qué fue mi niño? Ma c'è figo, ormai mi piace, ragazzi, l'accento canario mi sta simpatico, è simpatico. Secondo me è un po' tipo il romano dello spagnolo. Se ti rendi conto, siamo in mezzo con l'accento della penisola e dell'America Latina. Quindi il nostro accento è tipo mixato, è per quello che mi piace tantissimo. Tipo non usano il vosotros. Sempre cerchiamo di rimanere con il ustedes. Quindi se qualcuno dice vosotros, diciamo... che hai detto? Vosotros, ma sei de dove sei? De Madrid? Esatto, letteralmente diciamo così. Tu prima di andare a Parma parlavi l'italiano? Sapevo delle espressioni, avevo visto già una serie, non mi ricordo quale, ma sapevo già un po'. Non potevo avere una conversazione come questa. Wow, e quindi l'hai imparato praticamente in 4 mesi? L'ho imparato in 4 mesi e dopo l'anno scorso sono andato a Porto, quindi ho fatto tanti amici e mi è stato facile di riprendere l'italiano che avevo già perso. Allora, la tua esperienza in Italia, cosa pensi degli italiani? Come siamo? Molto, molto aperte, non ho fatto fatica per trovare degli amici. Sì? Forse perché Parma è molto piccola, quindi forse come città è un po' diversa di Milano, che tutti vanno con fretta e non hai il tempo di fare amici. Ma Parma, la mia esperienza, posso dire, è una città piccola, la gente incredibilmente è carina, quindi veramente sono rimasto stupito. Perché gli italiani? Sì, anche una cultura, le tradizioni sono molto molto simili a quelli che sono qui in Spagna, quindi non mi sono visto come un straniero. Vabbè, sei anche figo, che aiuta. Non lo so, non lo so, grazie per il complimento. Qual è la cosa più bella dell'Italia? E la più brutta dopo, ti arriva, quindi inizio a pensarci. Ok. La più bella direi forse le chiese, perché io, direi tra tutte le cose belle che ci sono in Italia. Mi piace questa risposta. Le chiese, perché io sono cattolico, di solito vado alla chiesa, quindi mi sono visto circondato di chiese e quello mi ha stupito tantissimo, perché anche qua in Spagna ci sono tantissime, ma come in Italia in nessuna parte, quindi veramente sono stupito perciò. E poi posso dire, ma perché le chiese qui in Gran Canaria sono sempre chiuse? Cioè aprono solamente quando fanno la messa. Sì. E poi le chiudono. Sì, cioè sì. Se tu vuoi entrare in chiesa così non puoi, perché le chiudono? Ma perché sono brutte. È quello che non ti sei reso conto. Perché tutte le chiese in Italia, ti giuro, sembra una chiesa piccolina. Entri, è pazzesca. Ovviamente devo dire il cibo italiano, non si trova da nessuna parte che non sia l'Italia. E le cose brutte non è vero. Dammi una cosa negativa. Una cosa negativa dell'italiano, degli italiani, dell'Italia. Dell'Italia, perché o degli italiani, perché va bene che vuoi che i miei follower ti amino, però dacci un po' di ciccia. Forse direi quella mentalità di, come dire, perché il sistema d'educazione non mi piace tanto, ma ovviamente non può, cioè anche in Spagna è così un po', ma cioè, che cosa non ti piace?
cioè entri in classe, puoi sentire quest'ansia che le persone devono avere il voto più alto, c'è una competizione tra loro che non mi piace per niente. Quando io ho studiato lì sentivo quest'ansia anche essendo Erasmus, quindi per me è molto strano. Quindi forse... Anche da Erasmus. Sì, Erasmus, no, non studi mai, no, non è l'abitudine. Direi quello, c'è questo senso di competizione tra loro che forse l'ha creato il sistema educativo, si dice così. Secondo me si basano troppo sulla teoria e non così tanto sulla pratica, che è lo più importante per imparare. Hai vissuto in altri paesi in cui invece funzionava sì, meglio? Che a Porto secondo me non cambia così tanto. È vero che ho studiato una cosa un po' diversa, quindi ho fatto un po' più di pratica. Perché era più hands on proprio. Esatto, esatto, ma era piuttosto il luogo, no? Non il paese in sé. Ma forse a Bruxelles, cioè, non ti senti straniero perché ci sono nazionalità di tutto il mondo, quindi è un po' diverso. Vedi che la pratica è un po' più presente nelle classi in generale. Ti fanno andare di là, fare un'attività, prendere delle note, poi lo devi esprimere la tua opinione, quindi sei un po' più forzato a esprimerti. È quello che non succede forse in Italia. Quale città hai visitato in Italia? Ok, ho visitato Roma, ma tantissimo tempo fa, quindi non mi ricordo, devo visitarla ancora una volta. Se ti piacciono le chiese? Lo so, sì, sì, è un peccato perché sono andato quando non sapevo neanche parlare italiano, quindi l'esperienza, lo puoi dire te, l'esperienza è totalmente diversa quando conosci la lingua. Ovviamente Parma, ho fatto anche Lago di Garda, Lago di Como, perché sono andato a Milano. Ho una città preferita. Che non è Parma? No, non è Parma. I tuoi amici di Parma saranno molto offesi quando vedranno questo. Spero che no, che non succederà. Ma posso dire che quella città è nel nord, perché non sono mai andato nel sud. Lo so, devo farlo. Beh, dai, in 4 mesi posso capirlo. Non c'è il tempo. Non è così tanto. Devo fare Roma e dopo devo andare nel sud, vedere Napoli e tutto quello. Verona. Sì. Veramente, cioè nessuno mi aveva parlato di Verona prima di andare con i miei amici. E veramente sono rimasto... È stupido, cioè non ho mai visto una città così bella col fiume in mezzo, non lo so. È carina, carinissima. C'è anche la casa di Giulietta Romero. Giulietta Romero. No, non l'ho mai vista, ma sì. Ma come città per soltanto visitarla, Venezia anche da dire. Sì, sì, sì. Una volta, ma ho fatto questo tour di spritz. Ogni bar, cioè dove vai, prendi uno spritz e cioè durante 2 ore l'abbiamo fatto. E quanti spritz ti sei fatto in 2 ore? Io non bevo, ma quel giorno ho fatto una eccezione, quindi ho bevuto almeno, cioè tra 4 e 5, che secondo me mi sembra abbastanza... Io non bevo, normale. A me dai 5 spritz penso che muoio per te, ma io non bevo niente, quindi... Niente. Oh my god. La prossima domanda è: vivresti ancora in Italia? Ci torneresti a vivere? Buona domanda, perché prima stavamo parlando di quello, perché per il prossimo anno sto pensando di andare sia a Parigi che a Milano o a Roma. Lei mi ha consigliato Roma, quindi... Non te l'ho consigliato, ho detto pensarci. A Roma, non ci hai pensato. Devo pensarci ancora. Ovviamente Italia è per me una scelta perfetta per vivere, e anche le Isole Canarie, quindi forse quando sono più vecchio rimanerò qua. Ma il prossimo anno l'Italia è una possibilità, posso dire che è una possibilità molto forte accanto alla Francia, quindi non lo so ancora. Milano è quella città con più possibilità, ma Roma è una possibilità. Dipende, allora secondo me Milano, se lavori per lui, ovviamente come ho messo prima i suoi link di YouTube, di Instagram, lui lavora online, quindi a Milano a livello di connessioni per Instagrammer c'è tantissima roba. A Parigi secondo me ti senti nel centro del mondo. Parigi c'è una di quelle cose che io sento solo quando sono a Parigi, a New York o a Tokyo o a Londra, che è la sensazione di stare nel centro del mondo, e a questa cosa la adoro. Roma, se vuoi fare connessioni umane, secondo me è facile fare amicizia, ma l'amicizia è quella dell'amico mio, quindi tutte e tre le città hanno delle cose molto buone, dipende da quello che cerchi. Se cerco l'accento vado a Roma direttamente. Allora, tra tutte le lingue che parli, hai una lingua preferita? Sì, faccio una top
top 3. Direi che la terza è il francese, perché sono prof di francese, ragazzi, quindi è ovvio che sono sentimentale con francese. Rumeno, perché ho fatto questa sfida l'anno scorso di impararlo in 30 giorni, quindi ci sono tante persone che mi hanno aiutato. Sempre avevo sentito parlare male della gente rumana, non so perché, ma sono persone veramente carissime. E la prima, sinceramente, direi che sì, che è lo spagnolo. Ma la tua non vale, dai! No, sto scherzando. Direi l'italiano, e non è perché stiamo facendo questo video, ma è veramente l'Italia, è quella città che rimane più nel mio cuore. Alla fine una lingua non è soltanto se è difficile, se è facile, è piuttosto quello che succede quando impari la lingua, le persone che nel percorso puoi incontrare, che ne so, tutte quelle cose che sono collegate a quello che hai sentito imparando la lingua, almeno io lo penso così. Gli italiani ti hanno scaldato il cuore. Lo so ragazzi. I ragazzi in realtà qui alle Canarie non è che ci amano poi tantissimo, perché? In generale. Perché? Io non mi sono reso conto. Perché non sei italiano. Quando sono venuti tantissimi italiani, tipo 20 anni fa, venivano gli italiani meno raccomandabili, quindi venivano, facevano casini, iniziavano attività senza pagare, si mettevano nelle case, occupavano. E quindi adesso che vengono invece persone per bene, hanno vogliono, ancora questa immagine. C'è l'immagine dell'italiano che te frega. Dobbiamo cambiare questa cosa, ragazzi, perché nemmeno io sapevo questa cosa. Quindi più italiani qua nelle Isole Canarie, e così col tempo vi assicuro che cambierà tutto. L'ultima domanda, che visto che prima mi sembrava interessante quello che hai detto, qual è il tuo approccio quando impari una nuova lingua? La dinamica che seguo quando imparo una lingua. Il tuo metodo. Ok. Purtroppo non c'è un metodo con i passi che dovete seguire, perché quello non esiste. Di solito quello che faccio è mi informo, voglio sapere quante persone parlano la lingua, come la gente, che ne so, il cibo, le persone che sono state forse molto conosciute, perché io voglio sapere anche la cultura di quella, per esempio col tedesco, voglio sapere cosa è successo in Germania, quindi per me quella cosa più importante. Dopo vado sull'alfabeto, voglio sapere leggere tutto. Allora, giapponese. Sì, cioè è difficile, ci mette un po' di tempo anche il giapponese, ma quello sarebbe i passi che di solito seguo. Comincio a guardare tante cose sempre con sottotitoli in quella lingua. È vero che devi stare molto attento, ma risparmiate tantissimo tempo quando siete attenti, prendete delle note. Sto guardando un video, prendo delle note, metto pausa, vado indietro, ritorno, quindi forse un capitolo, una puntata di Netflix che dura 30 minuti, la vedo in un'ora e mezza. Ma veramente ne vale la pena, ragazzi. Quindi è vero che dovete avere anche questa motivazione di cominciare a parlare con i nativi di questa lingua. Prenotare un volo, qualsiasi cosa, ma per avere questa motivazione, perché altrimenti perché impari la lingua? Per essere da solo comunicandoti con te stesso. Quindi tu inizi a guardare cose in lingua anche prima di aver fatto una lezione. Una lezione con una... un insegnante? No, io lo faccio da solo, sono autodidatta, quindi non ho mai fatto questo di una lezione con una professoressa o con un professore. È vero che aiuta tantissimo. Io andrei... ma perché il mio metodo? Sì, vuoi fare una lezione perché già conosco questa lingua, quindi vado un po' più veloce, esatto, quindi risparmio un po' di tempo. È vero che ognuno ha il suo metodo, alla fine è provare, cominciare con l'azione e poi vedi cosa ti piace di più, cosa ti piace di meno, e così puoi riaggiustare il tuo metodo. Grazie mille di essere stato qui con me oggi, di essere venuto fino a qui da Siete Palmas. È stato un piacere per me. E seguitelo, vi lascio qui comunque in info box i suoi link e ci vediamo presto, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Insieme. Secondo me sì. Molto presto, ragazzi. Ciao ciao. Ciao. Ok. Grazie. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Io vi ricordo lo sponsor di oggi, iTalki. Il link è in info box con il mio codice sconto, che è questo qui. Avrete 5 euro di sconto su una lezione che viene almeno 10 euro. Check it out.